Considerando l'anzianità della bugia, 44 anni, non si può dire che è un veterano, però un appassionato sì. No, non sono appassionato, sono proprio un cultore assatanato della bugia. Il problema è che però oggi ormai è tutto bugia e quindi secondo me è venuto il momento di tornare alla verità. Purtroppo è questo. Il vero dramma della bugia oggi è che è diventata la caratteristica costante di tutto e quindi bisognerà tornare a qualcosa che sarà molto vicino al vero. E la vicinanza alla bugia com'è arrivata? Com'è stato l'impulso? Perché ho sempre raccontato delle balle quando giocavo a pallone, quando andavo a scuola, sono sempre stato, era proprio congenita come cosa. Quindi da lì poi ne ho fatto un mestiere, perché per me la bugia è la prima, cioè è la parte fondamentale di chi fa questo lavoro. Si parte dalla bugia e poi si prosegue. Allora, per dire ora che va tutto bene, per non essere bugiardi, cosa bisogna fare? O cosa bisogna dire? Per essere bugiardi dovremmo dire che praticamente, l'unico che possa risolvere i nostri problemi è Salvini al governo. Allora, con Pistoia, ecco, il rapporto con le piastre, al di là della bugia, c'è un qualche rapporto? Il rapporto con le piastre è un rapporto di persone, cioè al di là della località che è molto carina, però il rapporto con Emanuele, un rapporto con il che purtroppo non c'è più, Corsini, è un rapporto con gente che si è inventata una cosa che quando mi è stato detto, io non sapevo nemmeno che erano 44 anni che c'era questa cosa, ma quando mi hanno detto c'è il festival della bugia, io sono impazzito, perché era una cosa fantastica. Poi pian piano questa cosa qui è cresciuta, si è raffinata, è diventata, e quindi io tutte le volte che potrò ci sarò. Fa piacere essere un presidente onorario, comunque. Fa piacere perché è un riconoscimento, cioè di solito i riconoscimenti sono alla carriera, è un riconoscimento di essere un bugiardo, invece è un riconoscimento che ti accompagnerà per tutta la vita. So che c'è anche un interesse per Pistoia, intesa come città, ma non soltanto dal punto di vista culturale, c'è un interesse anche molto particolare. Sì, possiamo svelarlo, devo rifare il giardino di casa, perché ho acquistato un piccolo pezzo di terra vicino a casa mia e quindi non potevo non rivolgermi a Pistoia, quindi ho unito l'utile al dilettevole. Quindi purtroppo, infatti non è un caso che mi abbiano subito dato un catalogone che dovrò ovviamente imparare a memoria. Per cui ecco, le piante di Pistoia saranno anche patrimonio di Genignolo. Sì, questo sì, perché sono i migliori, quindi è giusto che averle. Cose belle è giusto averle. Un giudizio su questa, non so se hai avuto occasione di approfondire, ma un giudizio su questa edizione della bugia. Ma su questa edizione non so niente, nel senso che non ho voluto saper niente dei pezzi, perché volevo ascoltarli come l'altra volta, però Emanuele mi ha confermato che sono di livello e quindi io mi fido, perché sono curioso, perché le cose è bello sentirle proprio nel momento che accadono. Bene, allora grazie per questo intrattenimento. Ma grazie a voi. Finally, without a care, he told me to have